Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi voglio parlare di un bellissimo argomento, ovvero il fotolibro che si consegna dopo aver fatto un matrimonio, una comunione, un evento. E per il momento, cari amici, sigla! Bene amici, allora quando diciamo si effettua una sessione fotografica di un matrimonio, di una comunione, di un evento, un compleanno, tutto quello che riguarda dove effettuare gli scatti fotografici, cosa succede? Io ritorno a casa, nel caso di un matrimonio, ritorno a casa con 1500, 1600, 1800, 1900 fotografie. E quindi comincio a dare una prima spulciata alle foto, perché sicuramente ne avrò fatte a doppio, a triplo, tolgo tutte quelle foto che non sono state mosse, occhi chiusi oppure che non mi piacciono e mi ritrovo con una scrematura di 500-600 fotografie. Una volta fatto questo, cari amici, cosa succede? Fatta questa scremata di 500-600 fotografie, e mi ritrovo in una condizione di chiamare il cliente in modo che scegliamo l'album, scegliamo le foto da mettere in questo fotolibro, cari amici, e saranno quelle 150-160 fotografie. Una volta che il cliente ha scelto le fotografie, io provvedo al fotoritocco. Quindi faccio tutto quello che bisogna fare per quanto riguarda la post-produzione, anzi vi metto qui in alto vi metto un link dove comunque vi faccio vedere dove faccio la post-produzione con Lightroom. Fatto questo, cari amici, siamo arrivati a progettare il fotolibro, ovvero questo aggeggetto che ci abbiamo qua. Allora, il fotolibro, cari amici, che cos'è? Il fotolibro non è altro che un libro fatto con le foto. Allora, se andiamo a vedere, vi faccio vedere bene. In questo caso, questo ho fatto un fotolibro demo per quanto riguarda una comunione. E abbiamo questo tipo di impaginazione qua. Quindi io provvedo al computer con Album Design, con il software Album Design che poi vi farò vedere successivamente come lo farò. E provvedo a fare questo tipo di impaginato. Quindi, per dirti, in questo caso abbiamo tutta questa situazione qui, praticamente, quindi foto di preparativi e tutto quanto, dettagli, bianco e nero, sfumato in bianco e nero. Questo poi praticamente sarà fatto tutto al PC. Allora, il fotolibro, cari amici, come funziona? Praticamente, se prendiamo questa pagina in riferimento, non è altro che la stampa fotografica, in questo caso, dato che è 30x30, quindi formato 30x60, 30 cm x 60, e non è altro che una stampa fotografica. Quindi in questo caso questa è una foto. Nella pagina successiva, tra una pagina e l'altra, viene messo un foglio di PVC, penso di 1 mm, biadesivo. Quindi facendo questo procedimento, cosa succede? Che viene applicata questo foglio di biadesivo in modo che fa combaciare anche la foto successiva, in modo da dargli rigidità, come vedete, bello, bello rigido, come vedete qui, bello rigido, e si procede, in questo caso sono 30 fogli, può essere anche di 40 fogli comunque, e anche di vari formati. In questo caso io ho pure un fotolibro di un matrimonio di 40 fogli, 30x40. Per quanto riguarda poi la costruzione del fotolibro, non è altro che un libro, quindi che c'è il dorso, c'è il retro. Se volete, cari amici, scrivetemi nei commenti che vi porto dove vengono fatti questi fotolibri. Vi porto in un laboratorio dove è un mio fornitore e lui già mi ha dato la disponibilità per fare un video dentro questo laboratorio in modo da far vedere fisicamente come funziona. Ok? Quindi mi raccomando, cari amici, iscrivetevi al canale
se vi fa piacere, seguitemi su Instagram e commentate se volete vedere un video dove io vi porto nel laboratorio del mio fornitore, così vi faccio vedere proprio dal vivo come viene costruito un fotolibro. Ok, cari amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Quindi, tornando al discorso del fotolibro, abbiamo qui la copertina. Allora, la copertina questa è in tela e si può personalizzare come si meglio crede, praticamente, perché giustamente faccio lo stesso procedimento di come ho fatto le pagine. Quindi oggi vi ho fatto vedere oggi un po' come parto dall'inizio, quindi dalla sessione di shooting fotografico, dalla post-produzione, dall'impaginazione di come abbiamo visto sul fotolibro e anche spiegandovi un po' meglio come viene costruito questo fotolibro. Bene, io vi ringrazio tanto di aver visto questo video, mi raccomando cari amici, mi farebbe tanto piacere che vi iscrivete a questo canale, perché comunque mi invogliate sempre di più a portare dei contenuti riguardanti la fotografia e altro, anche perché probabilmente forse ci sarà una bella intervista a un mio caro amico influencer, quindi vi farò scoprire un po' meglio come vive un social influencer. Va bene amici, grazie mille di aver visto questo video, mi raccomando una spolliciata su questo video, un'iscrizione al mio canale, se mi volete seguitemi su Instagram e un abbraccio a tutti voi cari amici e ci vediamo al prossimo video.